Alla foce dell'Arno, nel IX secolo a.C., si formano alcuni insediamenti. Forse sono liguri oppure greci o etruschi. Di certo cominciano subito un commercio di sale e metalli che porterà in un paio di secoli alla fondazione di una città etrusca, Pise. Di questo periodo sono rare le tracce di edifici, ma non quelle di una fiorente attività artigianale e scultorea, mentre i commerci sono documentati dall'eccezionale scoperta di un porto fluviale che fu attivo dal V secolo a.C. al V d.C. Proprio per i traffici marini, Pisa deve affrontare i primi nemici, i Liguri, contro i quali cerca e trova la protezione di Roma. Ed epoca romana sono i cosiddetti bagni di Nerone, come impropriamente vengono detti i ruderi, in largo del Parlascio, di quelle che furono invece terme adrianee, oltre a un'impressionante ricchezza di materiali di spoglio che gli artisti e gli artigiani pisani hanno saputo magistralmente riutilizzare sin dal X secolo. Intorno al 600 Pisa, sotto il dominio longobardo, è il principale porto del Tirreno e nell'arco di due secoli consolida un nuovo vivace approdo sulla sponda sinistra dell'Arno, Chinzica. La sua flotta si spinge ormai in Sicilia, alle Baleari, alle coste del Nord Africa e della Sardegna, creandosi la fama di potente repubblica marinara. Città-stato indipendente, governata da consoli sin dall'XI secolo, mantiene proficui rapporti anche col Papa e il suo primo arcivescovo, Daiberto, è anche un abile politico che, al comando di una flotta, capeggerà la prima crociata nel 1098. Pisa intensifica i suoi traffici sia con l'impero bizantino sia col mondo arabo, ottenendo in entrambi un fondaco nelle principali città. In questo stimolante clima, nel 1200, si impone l'arte innovatrice di Nicola Pisano e dei suoi allievi e si forma il matematico Leonardo Fibonacci. La città si espande. Il centro politico si insedia nella zona dell'attuale Piazza dei Cavalieri, mentre i quartieri sull'Arno si popolano di botteghe. Politicamente si lega all'impero germanico, configurando la sua vocazione ghibellina in contrapposizione alle città guelfe Firenze e Lucca. La nuova borghesia, sempre più ricca, mal tollera però l'aristocrazia al potere e le tensioni interne, unite alla perdita della supremazia sul mare a favore di Genova, con la terribile sconfitta della Meloria nel 1284, porteranno alla decadenza della Repubblica e a una profonda recessione. Con la prima occupazione fiorentina del 1405 viene costruita la Fortezza Vecchia per meglio sorvegliare la riottosa città. Una seconda fortezza, la Nuova, verrà distrutta dai Pisani e ricostruita nel 1512, dopo la definitiva vittoria di Firenze. Cosimo I de' Medici stimolerà la lenta rinascita, ma non più grazie alle attività commerciali, bensì con opere di bonifica e profonde riforme. Fa anzi smantellare gli approdi sull'Arno e ne destina le rive alle residenze gentilizie. La sua politica viene proseguita da Ferdinando I, il quale preferirà Livorno come centro mercantile e militare sul Tirreno. Nel frattempo, nel 1564, Pisa dà i natali a una delle più grandi figure di tutti i tempi, Galileo Galilei. Il 600 porta con sé anni terribili, una micidiale peste, il crollo del Ponte Vecchio, l'incendio del Duomo e l'importanza di Livorno sempre crescente. Nel 1738 i Lorena ottengono il Granducato di Toscana. Alla loro reggenza si deve la parziale risistemazione dei Lungarni ed è poi Napoleone, durante la breve occupazione francese dell'inizio del secolo successivo, che vuole fortemente la fondazione della prestigiosa Scuola Normale. Tornati i Lorena, viene realizzata a Pisa la prima rete ferroviaria toscana, che comporterà un riassetto urbano funzionale alla nuova via di comunicazione. Infine, il XX secolo è funestato dal secondo conflitto mondiale, che ha segnato profondamente la città. La rapida ricostruzione presenta oggi risultati a volte discutibili, ma che non ne offuscano l'antico splendore, da sempre orgogliosamente custodito dai pisani.